Prepariamo adesso insieme un gelato. La preparazione è molto semplice, non serve la gelatiera, ma bastano le fruste elettriche. Gli ingredienti sono 240 g di latte intero, 120 g di zucchero a velo, 75 g di cacao amaro e 400 g di panna fresca, quella del banco frigo. Se preferite un gelato un po' più amaro, potete diminuire lo zucchero fino alla metà. Ovviamente si possono fare anche altri gusti. Noi adesso procediamo con il cacao e aggiungeremo anche 50 g di cioccolato fondente tagliato a coltello, quindi in scaglie. Cominciamo mischiando il latte e lo zucchero a velo con il cacao amaro. Quindi aggiungiamo lo zucchero a velo al latte intero. Dopodiché aggiungete il cacao. Io lo preferisco amaro, ma se avete dei bambini o avete gusti diversi, potete utilizzare anche il cacao già zuccherato. Mescolate bene con le fruste elettriche. Attenzione perché sono polveri, quindi magari cominciate mescolandole senza azionarle e azionatele quando le polveri saranno mescolate. Non preoccupatevi dei grumi, perché con le fruste e questa quantità di latte e polvere non dovrebbero formarsi. Preparatevi utilizzando un contenitore paraschizzi oppure semplicemente con una mano. Quando i tre ingredienti saranno amalgamati, è ora di montare la panna. E montatela fino a che è molto molto densa, non come la panna montata del gelato, quella che si mette sopra, ma un po' più densa. Una volta che avete finito di montare tutti gli ingredienti insieme, procedete con un normale contenitore alimentare e versate il vostro gelato nel contenitore. In questo caso io ho deciso di aggiungere anche scaglie di cioccolata. E lasciatelo riposare in freezer per almeno una notte. Prima di consumarlo, lasciatelo fuori mezz'ora, 40 minuti, in modo da avere un gelato bello morbido. Quindi adesso lo mettiamo in freezer. Passata una notte di riposo, il nostro gelato si presenta più o meno così. Ecco fatto.